Del racconto il film è il festival di cinema e letteratura che nel periodo estivo attraversa le più belle piazze e castelli del sud Italia. Abbiamo qui con noi il suo direttore storico, direttore artistico Giancarlo Visitilli. Quest'anno del racconto il film è approdato anche nelle carceri di Turi, Trani e Altamura. Com'è stata questa esperienza? Che feedback avete avuto? Mi cogli di sorpresa, nel senso che ieri abbiamo fatto l'ultima esperienza nel carcere di Turi ed è stata un'esperienza fortissima. Ce l'abbiamo ancora in corso, nel senso che abbiamo trovato detenuti con un desiderio, c'era gente che da 4 anni non vedeva immagini proiettate. E avevamo uomini e donne che appunto tenute in situazioni di assoluto riservo, per cui gente che non vedeva altre persone da tanto tempo, per cui è stato un impatto forte. Portare il cinema, questo festival nelle carceri per noi è stata un'operazione soprattutto sociale, l'idea di portare l'arte lì dove manca tutto, manca soprattutto la vita, manca l'umanità, e quindi è stato un momento forte. Infatti questo è un festival che coniuga la letteratura, il cinema insieme al sociale. Quali sono state le principali tematiche sociali affrontate in questa edizione, la nona edizione? Essendo organizzato da una cooperativa sociale che si chiama I Bambini di Truffaut, il tema principale è stato quello intorno ai bambini, le bambine e le adolescenti, ma senza dimenticare le donne, la prostituzione, il femminicidio. E quest'anno, veramente già dall'anno scorso, abbiamo tentato proprio nella piazza di Bitonto di portare il tema della pedofilia, che è un tema ancora tabù, non in Puglia, non nel sud Italia, ma in Italia. E quindi il cinema che osa raccontare questa esperienza, è bene che se ne possa fare esperienza in modo maggiore, insomma. Infatti 19 e 20 luglio il festival fa tappa proprio a Bitonto, in questa splendida piazza, affrontando tematica come quella della donna e proprio dell'adolescenza. Il 19 luglio, in che modo questa tematica viene affrontata? Ma non vi nascondo che a Bitonto da un bel po' di anni tentiamo di portare i temi più forti, nel senso che è una piazza abbastanza avanzata rispetto ai temi, per cui si osa, è un pubblico altissimo da un punto di vista della recezione, sia da un punto di vista della letteratura, sia dal punto di vista del cinema, un po' perché Bitonto si è sempre difesa dalla storia, sia per quanto riguarda le teste pensanti, ma soprattutto perché avete tanti artisti letterati e uomini e donne del cinema. Un'ultima cosa, dove ti piacerebbe portare, in quali luoghi non convenzionali ti piacerebbe portare ancora il festival magari nella prossima edizione? Molto probabilmente stiamo pensando di portarlo in spiaggia, l'idea è portarlo proprio su coi teli da mare, proprio sulla spiaggia, alla gente che magari preferisce o pensa che il cinema sia una cosa avulsa rispetto al pensiero. L'idea è portare il pensiero anche lì dove praticamente c'è possibilità di rilassarsi. Cosimo Terlizzi, regista tra gli ospiti della nona edizione del Festival del Racconto il Film. Sei tra gli ospiti di una delle giornate che si svolgono a Bitonto per parlare di infanzia, di adolescenza. In che maniera affronti nel tuo film una tematica di importante riscatto sociale per un giovane? Beh, nel modo più, diciamo, fluido e imprevedibile che compete proprio l'idea dell'adolescenza, il vivere l'adolescenza, che è un momento straordinario dove tutto è possibile, dove non si sa chi è, e quindi si va incontro a una ricerca della propria identità e di cosa si è, appunto. Quindi penso che sia il periodo più interessante della crescita di un uomo. E nel mio lavoro si parla proprio di questo periodo di formazione in cui si è in una fase di rottura, appunto, dal momento in cui si è piccoli al momento in cui si affronta poi la fase adulta, e quello è un momento molto interessante in cui si decide anche tu come sarai, cosa diventerai.